Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda i miei regali di compleanno. Io vedo spesso questi video, quindi mi piace guardarli e quindi, tra virgolette, mi piace anche farli. E vi volevo far vedere proprio tutti i regali che ho ricevuto. Quest'anno sono 40, tondi tondi, e quindi vi volevo far vedere cosa ho ricevuto per il compleanno. Prima di tutto voglio ringraziare la mia migliore amica perché mi ha fatto la festa a sorpresa, cosa che non immaginavo assolutamente, e ha organizzato tutto. Vi dico che ha organizzato tutto perché anche per quanto riguarda i regali sono stati molto attenti, hanno chiesto informazioni proprio a lei e quindi ho ricevuto tantissime cose e uno più bello dell'altro. Allora, iniziamo subito. Per farvi vedere cosa ho ricevuto, e inizio con mia sorella Loredana, che mi ha acquistato un braccialetto di questa marca. Oltre al braccialetto c'era anche questa mollettina, che sa che a me piacciono tantissimo queste cose. Il braccialetto era custodito in questa confezione, ma io già lo tengo perché l'ho indossato, scusate, perché a me piace tantissimo. Aspettate, cercherò di aprirlo, perché a me piacciono tantissimo i bracciali, ed è questo, dove c'è il quadrifoglio e poi c'è anche il segno dell'infinito, che sono questi, che a me piacciono tantissimo, e poi la chiusura è a forma di cuore e io adoro sinceramente i bracciali, quindi lei è andata a colpo sicuro e quindi me l'ha preso. La ringrazio tantissimo e ringrazio anche il mio figlioccio, che è suo figlio. Poi andiamo avanti, e qui un'altra cosa che Antonella sicuramente non rimarrà sbalordita, perché immagina sicuramente. Ho ricevuto un profumo, chissà quale profumo potrebbe essere. Questo regalo lo ha fatto mio nipote Enzo con tutta la famiglia, quindi anche mia nipote Brunella, la moglie, fa il compleanno nello stesso giorno mio, quindi preciso. E il profumo che ho ricevuto è questo, ovviamente è il Sophisticate di Ioderma, che sarebbe il dupe di The One di Dolce & Gabbana. Io lo adoro, loro volevano farmi una cosa molto particolare, hanno chiesto informazioni alla mia amica e la mia amica gli ha detto: guarda, colpo sicuro, vai su questo. È vero, perché io adoro, adoro. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere due pacchettini che ho ricevuto, che sono due buoni per quanto riguarda Sephora, ed è uno che sarebbe questo, uno che non vi dico ovviamente di quanto è, uno è mi è stato regalato da mio marito, perché lui voleva regalarmi le palettine che ho ricevuto, vi do anche questa cosa, ma le avevo già prese, sia io che la mia migliore amica le avevamo già prese con il Black Friday, quindi è rimasto, non è riuscito a prendere quello, diciamo, che io volevo, però mi ha fatto un buono di Sephora che spenderò sicuramente, e poi in caso più in là vi farò vedere cosa acquisto. E un altro l'ha fatto anche mia cognata con suo marito e bambini, Gabriele e Ginevra, e mi ha fatto un buono regalo, sempre questo qui, e mi ha fatto sempre un buono regalo perché immaginava che già avessi acquistato determinati prodotti, e quindi mi fa: guarda, dice, ti ho fatto il buono così sono sicura, dice che ti piacerà tantissimo. Infatti mi è piaciuto tantissimo. E questi sono alcuni. Poi aspettate che sposto questi. Questo video lo dividerò in due parti, perché poi mia sorella Mirella, mio fratello e i miei genitori mi hanno dato i soldi, e quindi poi l'ho spesi, e vi farò l'altro video, così vedrete i soldi spesi come li ho spesi. Ovviamente. Allora, andiamo alla per ultimo vi faccio vedere una chicca.
Andiamo ad una coppia di amici, Giovanni con Malena e Eva, la sua piccola bimba, e anche loro hanno chiesto informazioni e tutto, faccio cos'è che gli manca e io non avevo preso, ma stavo per prendere per il Black Friday un'altra palettina che sarebbe questa. Allora, vi faccio vedere questa che voi dite, vabbè, è una delle tre, ma io già le altre due le posseggo. Non vi ho fatto il video perché nell'arco del Black Friday e un po' prima del Black Friday non sono stata bene di salute e quindi non ho girato video. Infatti devo girare assolutamente dei video perché ho tantissime cose da farvi vedere. Quindi l'unica che mi mancava era questa qui che è la Medium. Ve la faccio vedere, infatti quando l'ho vista sono rimasta perché io ho messo delle cose nella wishlist di Sephora e loro poi le hanno acquistato. Questa è la palettina e ovviamente viene con lo specchietto e questi sono i colori. Sapete tutti, sono dei bellissimi colori, molto sfumabili. Io adoro queste palettine di Huda Beauty, le posseggo tutte e questa era l'unica che mi mancava. E quindi ringrazio i miei amici per avermela regalata. Poi andiamo alla mia migliore amica che oltre a organizzare tutto, mi ha anche acquistato due palettine che volevo e che avevo messo nella wishlist. Allora, io di norma cosa ho fatto? Ho caricato il carrello di Sephora mettendo tutte le cose che io volevo acquistare e che per il Black Friday avrei acquistato. Quindi io gli ho dato i soldi, abbiamo caricato la scheda per non pagare, diciamo, in contrassegno, abbiamo caricato la scheda e poi automaticamente lei ha acquistato le cose pagando la sua parte lei e la mia parte io. Quindi io non ho potuto aprire i pacchi di Sephora quando sono arrivati perché li doveva aprire lei e prendere queste due che adesso vi faccio vedere perché facevano parte del suo regalo di compleanno. Lei voleva essere sicura che mi piacevano e quindi, ma già lei l'aveva anche viste perché siamo andate allo store, io l'ho viste di presenza e tutto. E sto parlando delle due palettine che io adoro in assoluto, che sono queste. Una è quella di Anastasia in collaborazione con Carly Bibel e un'altra è quella di Huda Beauty, la Mercury. Quindi io, Mercury Retrograde, la volevo assolutamente e quindi me le ha prese. Il packaging è bellissimo, cioè veramente, veramente molto, molto bello. E io già l'avevo vista allo store del Centro Sicilia e mi è piaciuta. Il packaging è questo, non è tipo soft touch come le altre, però sono leggermente in rilievo e la palettina, oltre ad avere uno specchietto che conoscete tutti, vi faccio vedere i colori, vi tolgo la velina di sopra e questi sono tutti i colori. Sono bellissimi, veramente molto molto belli. Io con gli ombretti di Anastasia mi ci trovo benissimo. Mi piaceva tantissimo il range di colore, la vedo molto molto adatta a me perché mi piace tantissimo. Una è questa. Adesso posso posare tutto perché veramente c'è una confusione qui pazzesca. E l'altra è questa di Huda Beauty. Io adoro le palettine di Huda Beauty, ho preso anche quelle piccole, lo sapete già. Questo è il packaging esterno, molto molto bello. E poi qui abbiamo un enorme specchio, veramente enorme. E poi abbiamo tutto questo popò di ombretti che sono uno più bello dell'altro, veramente, cioè da non credere, sono dei bellissimi ombretti, veramente molto molto belli. Adoro in assoluto. Molto molto belle veramente. Non vedo l'ora di utilizzarla, non vedo l'ora di fare dei make-up proprio con queste. Anche lo specchio, cioè è enorme questo specchio. È grandissimo, stupendo, veramente molto molto bello. Sono rimasta molto contenta dei regali. E poi mio figlio insisteva, dice mamma il mio lo apri, i miei figli insistevano, dice mamma il mio, dice lo devi aprire per ultima. Ok, va bene.
mi spunta questo sacchettino di Pandora e io ho detto, vabbè, sicuramente sarà un bracciale, un qualcosa, un charm, perché loro mi dicevano sempre da Pandora, guardi sempre le cose da Pandora e tutto. Io un paio di settimane o mesi fa avevo pubblicato una foto di un anello. Mi piaceva tantissimo, era stupendo e lo volevo. Mio figlio, molto attento, è andato e mi ha preso l'anello. Mi ha preso proprio l'anello che io volevo. Adesso ve lo faccio vedere così da non togliere, diciamo, la parte perché è un po' grande e lo devo cambiare. Aspettate che. E questi sono dei cuori, diciamo, glitterati e specchiati, ed è in oro rosa. Mi piace tantissimo. Io lo vorrei mettere direttamente qui, ma è largo perché col fatto della dieta e tutto sono dimagrita abbastanza e quindi mi viene largo. Se non riesco a cambiarlo, lo metterò poi in questo dito. Lo lascio così per adesso, non lo entro. Lo lascerò in questo dito perché veramente lo adoro. Cioè, lo adoro. Bellissimo. Ovviamente mi sono emozionata. Mi sono emozionata tantissimo. Mi sono messa a piangere perché una cosa è che, diciamo, tuo marito, il tuo fidanzato ti regala un anello. È una cosa, diciamo, così voluta, non voluta, fidanzamento o altro. Però una cosa è averlo ricevuto dai miei figli. Quindi questa è la cosa più particolare e più bella, sinceramente. E non me l'aspettavo assolutamente ed è un gesto molto molto bello, specialmente perché i miei figli sono grandi, non sono più dei bambini, quindi non è che dice sono andati con papà o con la mia amica dice, a comprarlo perché dovevano fare quello. È una cosa che gli è stato proprio, gli è partito dal cuore. Perché hanno visto le mie stories, hanno visto Instagram che avevo pubblicato questa foto e quindi me l'hanno voluto fare. Quindi mi sono emozionata veramente tantissimo. Quindi ha un valore enorme questo anello per me. Questo è un altro anello che mi hanno regalato, che è la coroncina sempre di Pandora. Ma questo l'ho scelto io, sono andata io a prenderlo perché ovviamente mi volevano fare il regalo per la festa della mamma e io mi sono presa questo. Però questo. È una cosa veramente molto molto emozionante. Lo terrò, ovviamente spero di trovare la misura più piccola, ma se non trovo la misura più piccola me lo tengo in assoluto, non mi interessa, me lo posso mettere anche nel pollice, ma lo tengo perché ha un valore enorme per me, enorme. Bene ragazzi, allora per quanto riguarda i regali di compleanno, per quanto riguarda la prima parte è tutto. Io vi ringrazio di aver visto il video. Mettete un commentino, scrivetemi quello che volete, basta essere educati nel commento. Mi potete dire anche che non vi piace niente, che non vi piace il video, la qualunque cosa, però basta essere educati. Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Don't make